Inaugurazione sold out sabato 28 ottobre sera alla compagnia per Franz Odeon, festival del cinema francese arrivato alla sua 15ª edizione. Diretto da Francesco Ranieri Martinotti con la presidenza di Enrico Castaldi e inserito nel cartellone della 50 giorni di cinema a Firenze. Sul palco del cinema, dopo lo spengimento simbolico di una candelina per i 15 anni di attività, si sono alternati gli ospiti del festival. Il nuovo ambasciatore di Francia a Roma, Martin Briand, il sindaco di Firenze Dario Nardella e i membri della giuria che valuteranno i film in concorso, il regista Mimmo Calopresti, la montatrice Francesca Calvelli e il rocker Piero Pelù, che attribuirà il premio alla migliore colonna sonora. Qui sono chiamato ad ascoltare in particolare le colonne sonore. Qual è il suo rapporto con la musica dei film, col cinema in generale? Ho un rapporto di spettatore prima di tutto, sin da ragazzo. Sono sempre stato un grande frequentatore dello Spazio 1 e di tutti i cinema dei sei fiorentini che hanno fatto lo spessore culturale di questa città insieme a tante altre cose. Tutti spazi che ora fanno fatica purtroppo a esistere ancora, e di questo mi dispiace molto. E infatti anche per questo sono qua, per dare un segnale alla città che la città ha bisogno di cultura per andare avanti. Di vedere i film in sala, di condividerli tra pubblico, gomito a gomito, di sentire l'emozione degli altri e quindi uscire dall'isolamento del lockdown per tornare a condividere. Qual è il suo rapporto col cinema francese? È un rapporto lungo, da quando ho cominciato a fare la fiction, insieme a Nanni Moretti, insieme a Valeria Bruni Tedeschi, insomma. Già Depardieu è un buonissimo rapporto che c'ho col cinema francese, importante, interessante. È un cinema che ci riguarda per qualche ragione, quindi è vicino a noi, è anche diverso del nostro, fa una commedia che in Italia è molto apprezzata, la nostra commedia un po' meno in questo periodo, però insomma sono rapporti molto importanti. Interessante perché c'è veramente la possibilità di vedere in presa diretta quello che sta succedendo nel cinema francese in questo momento, propongono dei bei film, quindi bene.